Allora Bernard, come va? Abbiamo fatto tardi con i tuoi amici a risolvere i giochi enigmistici. Ti sono piaciuti? Sì, molto. Sì. Ho visto che hai dato belle risposte brillanti anche. Sei appassionato? Sì. Sì? Sì, a volte mi diletto. A volte ti diletti, va bene. Vuoi che facciamo un gioco un po' difficile, eh? Va bene. Va bene, va ci bene. Provo. Allora, abbiamo l'ultima settimana enigmistica che ho comprato un po' di giorni fa. E ti consiglio di aprire a pagina, ti suggerisco di aprire a pagina 45. Pagina 45 c'è uno dei peggiori rebus. E adesso ti castigo per tutto quello che mi hai risolto prima di... Scusa, c'erano persone anziane, tu hai risolto prima di loro, non è giusto. Metti bene davanti a te il giornale. Ecco, risolveremo questo ultimo rebus, l'ultimo gioco della stima in mistica. Così adesso vediamo se sei forte o no, ok? Allora vediamo un po'. Ci sono i grafemi, no? O D, sopra... quelle parti dell'orologio, quelle sono? Ore. Dillo a voce alta. Ore. Ore, esatto. Poi l'ultima immagine NCU è sopra quella parte del mondo con Pechino, quindi sopra? Cina. Cina, rispetto, esatto. E adesso, ecco, questo è il verbo, aspetta, adesso l'ho trovato anch'io. Questa suora, penso sia, vedi che commentano di lei, è proprio instancabile. Sì. E dà del cibo, forse, a quelle persone sì. Povere. Ok, questi sono tre elementi del rebus. Allora cominciamo dalla prima parte. OD sono sulla... Odore. Odore, prova a scrivere, esatto, comunque è giusto. Scrivilo sotto, ecco, bravissimo. OD, ore, perfetto. E vediamo l'ultima parte, vediamo NCU sopra la... Cina. Cina, ok. E quindi questa deve essere una parola che finisce per I perché in cucina. Ah, benissimo, in cucina. Mamma mia, benissimo. Papà ci sta guardando fino a che non hai risolto. Quindi in cucina. Allora vediamo un po'. E la suora, è una suora quella, sì. Si chiama AS. Puoi scrivere dopo odore AS. Come può essere un odore AS? Aspro. Aspro, esatto. Asprofughi. Non sono profughi, no, perché as non sono su queste due lettere su di loro, ma su di lei, sulla suora. E prova a scrivere, per quello è giusto, sì. Pro. Aspro. E lei cosa, quando, vedi il commento, è instancabile. Quando uno è instancabile nel fare del bene. Asprovato. Quando uno è gentile con le persone povere, si prodiga. Prodiga. Allora quella suora prodigata. Prova a scrivere poche lettere, dopo vediamo di mettere la desinenza giusta. Aspro. Come sta venendo fuori? Odore. Aspro. Di. Prodig. In cucina, cosa può essere? Aspro. Di. Prova a leggere. 5, 5, 2, 3. Manca una parola di tre lettere. Che odore può esserci in cucina? Di? Gas. Gas. Mi sembra che ti suggerisca proprio tuo papà, che figura. Prova a scrivere di gas, vediamo cosa viene fuori. Se è giusto? Mamma mia, il papà che suggerisce, che vergogna. Odore aspro di gas in cucina. Vediamo come viene fuori. Od? Ore. Ore. As? Asprodiga. Sì. Però la S... No, prodiga, sì. Prodiga, sì. Si prodiga. Ah, okay? In cucina. In cucina, questo era complicato. Ah? Abbastanza. L'abbiamo risolto assieme, dai, 50% sì. Del merito, va bene? Sì. Bon. La prossima volta che faccio una conferenza, però, non mi devi rovinare tutto dicendomi la soluzione dopo 5 secondi, va bene? Scusate, chiedo scusa a nome suo che mi ha rovinato tutti i giochi dicendo subito la soluzione. Hai fatto fare una brutta figura a queste persone anziane che c'erano qui. Pensa, c'erano persone di 30 anni, dovevi dar loro un po' di tempo per risolvere. Va bene? Ciao, ciao caro. Buonanotte, possiamo andare a casa. Ciao a tutti.